Ciao a tutti amici, sono Klaus e benvenuti ragazzi quest'oggi in questo nuovo video. Nel vlog della mia esperienza a New York, senza telefono e carte di credito. Finalmente, nonostante siano passate quasi 2 settimane, è arrivato il video. Io non vi spoilerò niente, mi raccomando lasciate un bel like, superiamo i 20.000 like per questo video. E niente, buona visione. New York Day One. Buongiorno amici, questo qua è il Day One di questa nuova avventura. E dico avventura perché ormai non si tratta più di un semplice viaggio, dato che ho perso il telefono e non posso usare le carte di credito. Tra l'altro, in tutto questo, io non so manco l'inglese, quindi sarà veramente difficile. Ma ci divertiremo. Logicamente però questo non vorrà dire che sarà divertente, bensì che cercherò di divertirmi nel farlo. Nel senso, è una cosa strana, però è una cosa importante che tutti quanti voi capiate. Perché una situazione del genere, che può essere considerata bruttina, se entrate in panico è peggio. E ve lo dice la persona più ansiosa del mondo, fidatevi. Anche perché una soluzione alla fine si trova sempre. Spero. Infatti l'obiettivo di questo video sarà tornare a casa vivi. Adesso usciamo perché dobbiamo cambiare hotel e fa veramente freddo, raga. Forse mi devo portare il giubbotto quello grosso, grosso. Adesso ci dirigiamo verso il nuovo albergo che ho preso, che sta più centrale. Facciamo la tessera della metro. E finalmente, dopo aver cercato questo hotel per un'ora, siamo arrivati. Questa qui è la stanza, è abbastanza carina, molto simile all'altra. Ah, l'unica differenza è che l'altra aveva un po' di vista, mentre questa qua si affaccia su altri palazzi. Nel frattempo, vediamo un attimo qual è il nostro bilancio. Perché non so se l'ho detto prima, ma ho un problema con la carta di credito, ovvero che qui in America me ne sono portate due. Un bancomat e una prepagata. Il bancomat purtroppo non funziona. E la prepagata, per il fatto che durante l'anno non la uso mai, non so il PIN a memoria. E il PIN ce l'avevo scritto sul telefono. Quindi attualmente mi rimangono esattamente $60, che dovranno bastarci per la giornata di oggi. Spero. Inizialmente erano 100, solo che 20 l'ho speso per la tessera della metro e gli altri 20 per questa giacca da H&M. La cosa figa di questo albergo è che si trova veramente a 2 passi da Times Square. E 2 passi non per modo di dire, ma veramente a 2 passi, dato che lì è la sala principale. Vorrei andare adesso a prendere qualcosa da mangiare perché, ridendo e scherzando, non mangio da niente da quando sono stato sull'aereo. E quindi credo che proverò un po' di cose tipiche, anche se tipiche per modo di dire. Ah, poi un altro pit stop obbligatorio, ragazzi, è Starbucks, dato che non ci sono mai andato in vita mia. E se non ci sono mai stato è perché mi fa schifo il caffè. Quindi vediamo un attimo cosa posso prendere in alternativa. Arriva. Do you fact centrifughe? Ci sono di 5 minuti per fargli capire che volevo una cosa alla frutta, però ce l'abbiamo fatta. E ho preso un Strauss smoothie, che tradotto in italiano non lo so. Fa un po' schifo, però in realtà vi dirò, arrivato a metà comincia anche a essere buono. Non male. In realtà sto cercando altre cose da mangiare, solo che veramente non c'è niente che mi ispira. C'è solo roba grassa, pesante e schifosa. E sinceramente non ne ho voglia. Questo però potrebbe essere interessante. Ignorate praticamente tutto quello che ho detto prima. Oddio, il tè fa un po' schifo. Mentre per quanto riguarda il panino, allora, a vista sembra buono. Niente di che. Come avete visto, sono tornato in albergo e nonostante siano solamente le 7:10 di sera, io mi sono messo già in pigiama perché diciamo che il jet lag si sta facendo sentire. Quindi, buonanotte. Cazzo, no, ho rotto pure qua le doghe. Buongiorno amici, avete presente quella pubblicità che passa in TV che fa tipo il buongiorno, si vede la mattina? Non so se era una canzone o qualcosa del genere. Comunque, il messaggio è quello. Questo qua è uno di quei giorni, perché infatti questa mattina, fortunatamente perché stavo stando nella merda, questa notte è arrivata l'email della banca con il PIN della mia carta prepagata. E quindi ragazzi, finalmente possiamo prelevare dei soldi. Del telefono purtroppo non si sa ancora niente, ma per fortuna intanto abbiamo i soldi, che sicuramente sono anche più importanti. Quindi io direi di prepararci, ci facciamo al volo una doccia, ci lavoriamo i denti. Tra l'altro non mi chiedete perché c'è uno spazzolino rosa. E adesso che possiamo usare la carta, andiamo a vedere qualche museo e a fare un po' di shopping. Quella di quest'oggi in realtà è veramente una bella giornata, considerando che c'è anche il sole. Yes, ho beccato anche il tuo Wilson. Se la prima cosa che vorrei comprarmi quest'oggi è tipo il cappellino di New York, esattamente tipo questo. Sperando che però questa volta Steph non me lo inculi. Steph, how much this? That's 30. Trati, mortacci. Dai, primo acquisto fatto e la carta funziona. Oddio, qui c'è Hard Rock. Cominciamo a fare qualche regalo anche ai miei amici. Ed in particolare credo che per Sui gli prenderò questa maglietta. Spero che gli piaccia. Siamo ora nel negozio della Disney, perché per Howard volevo comprare questo costume da principessa per farci qualche video. Solo che purtroppo non lo fanno per adulti. Mi dispiace Simone, so che l'avresti apprezzato. Per Stefano invece, che è più classico, gli ho preso questa maglietta qua della Polo. Ho lasciato le buste d'hotel, ho cambiato la batteria. E adesso ci manca solamente da fare il regalo a Vegas, Sasha e Sabrina. E con loro ragazzi sarà veramente tosta, perché non so veramente cosa regalargli, dato che Vegas ste magliette insieme mette. I regali che faccio a Sasha gli fanno sempre schifo e Sabrina non so che cosa posso regalargli, vedremo. Per Giuseppe in realtà, dato che sta vicino all'estate e dato che qui è pieno di negozi, gli occhiali, quasi quasi, dato che i soldi l'ha persi, possiamo regalargliene noi un paio. E se non erro, il modello che lui indossava era questo qua, solo che devo capire quale colore potrebbe piacergli. Ma a sto punto, per logica, credo che il blu gli vada più che bene. Giuseppe, facciamo una cosa, io te li piglio ma tu mi devi promettere che li indosserai, e mi raccomando non li devi perdere, perché sennò
mi incazzo e mi ripaghi. Ora Giuseppe, mi raccomando, una promessa è una promessa. No vabbè, che non ci credo. Sempre per Giuseppe, guardate cosa ho trovato. I calzini con Piru Piru. E qua Giuseppe mi devi fare un'altra promessa. Io i calzini te li pio, tu però li devi indossare. No vabbè ragazzi, trovo poi le mutande con Piru Piru, ho fatto jackpot. Solo che purtroppo, mi dispiace Giuseppe, non ci sono. Thank you so much. E adesso però prendo una foto dove indossi gli occhiali e i calzini. E mi devi anche taggare, così mi faccio tu like. E adesso, dopo che si è fatta una certa, vedo che abbiamo speso anche un sacco di soldi, credo sia arrivata l'ora di vedere anche un po' New York. Userei volentieri il telefono per le mappe e per quant'altro, solo che purtroppo non ce l'ho. Quindi dovremmo usare, stile anni 80, la classica mappa con le strade e con le cose intorno. Giro vagando a caso. Siamo arrivati sulla Wall Street. Sto posto fa ramen e sembra essere interessante. So che molti di voi si sarebbero aspettati che prendessi gli hot dog per strada, quella roba lì. Solo che essenzialmente ho paura perché non so cosa c'è dentro quella roba. Per questo motivo ho preferito prendere una roba un po' più salutare. Questo qua è un piatto con pollo, riso e verdure. Molto buono. Le verdure un po' meno. E sempre in questa zona un'altra cosa che dovete assolutamente vedere se venite qua a New York è questa piazza dove appunto risiedevano le due torri gemelle, che adesso sono identificabili da queste due piscine. E il sabato sera a New York, più bello di sempre, l'ho passato io a editare il video che uscirà domani. Dai! Il buongiorno si vede dal mattino. Credo che quando torno a Roma questa frase dovrò tatuarmela. O anzi, forse potrei tatuarmela qua. No, no, forse è meglio di no. Buongiorno amici e buona domenica. Stavo praticamente per uscire per andare a vedere qualcosa in città, ma mi sono fermato perché mi sono ricordato che questa mattina è uscito questo mio vlog. E dato che stavo al computer ho aperto anche le mail e guardate cosa ho trovato. L'albergo dove ho alloggiato la prima notte mi ha mandato un'email alle 11 dicendomi che hanno localizzato il mio telefono e che sarà lasciato nell'albergo dopo le 3 di notte. Quindi ragazzi, indovinate un po' cosa andremo a fare questa mattina. Eccolo qua, finalmente l'abbiamo ritrovato. Sono curioso di vedere tutte quante le notifiche che sono arrivate in questi giorni. Giuseppe Vegas, Tudor, sei vivo. Questa cosa mi ha letteralmente svoltato la giornata. E adesso ragazzi, per festeggiare si sboccia. Sì, alla fine l'ho ripreso, e devo essere sincero, non è affatto male. A questo punto ragazzi, se tanto dobbiamo festeggiare, festeggiamo bene. An hot dog. Non male, ma aspettavo molto molto peggio. Una cosa è certa, non vale sicuramente $5. Breve pit stop in albergo per cambiare la giacca, dato che ormai fortunatamente è tornato il sole e fa parecchio caldo. E adesso andiamo a visitare la parte centrale della città, più precisamente qua, a Central Park. Oddio, se non vado errato, quello è il museo che c'è anche nel Philip Roth Museo. The American Museum of National History. Yes. Vabbè, andiamo. Che poi, raga, questa qua è quella Sabrina. Questo è il suo ex. Un'altra cosa veramente figa di New York è che qui dovunque sia, in metro, che nel negozio, in giro, c'è sempre wifi gratis. Quindi se venite qua non sapete neanche che vi fate la sim americana, perché tanto avete il wifi. Dopo che si sono fatti quasi le 6 e il sole sta tramontando, ho pensato che sarebbe stato figo andare sull'Empire State Building, sperando sempre che non ci sia troppa fila. 2 hours later. Ci siamo. Quanto cazzo pianta? A casa mia gli ascensori fanno 1, 2, 3, qua fanno 10, 20, 30. Wow, siamo arrivati giusto in tempo. Lunedì 11 aprile, essenzialmente il giorno dopo. Sono le 12.30 e comincia così la nostra giornata con il classico smoothie da Starbucks. Tra l'altro questa mattina siamo tornati vicino a Wall Street, più precisamente al ponte di Brooklyn. Non sembra, ma per arrivare qua su ci abbiamo messo quasi un'ora. Tra l'altro da qui si vede anche la Statua della Libertà, eccola lì. Allora ragazzi, navigando per le strade di New York, dato che sto andando completamente a caso, mi sono imbattuto in questo negozio qua, Haircut. E quasi quasi, dato che i miei capelli fanno schifo, ce li andiamo a tagliare proprio qui. Dai, proviamo. Hai. Bene ma non benissimo, come si suol dire. Se vi posso dare un consiglio, fatevi in Italia i capelli, che è meglio. Arrivati adesso a questo punto della giornata, devo dire che c'ho una certa fame. Questo ce ne andiamo a mangiare in un posto tipico americano. Si chiama Trinity Place ed è figo perché è praticamente situato all'interno del cavolo di una banca. La location è molto figa. Dunque, il menù offre un sacco di cose interessanti, ma credo che opterò per il Kobe Burger. Oh, oh, sembra anche abbastanza bello. La carne è veramente figa. E andiamo con questa inquadratura molto alla Stepney. Cazzo, c'è buono.
E se ieri vi ho fatto vedere quello che era il tramonto più bello della mia vita, oggi vi faccio vedere quest'altra cosa. New York di notte. E guardate che spettacolo che è. In realtà in video non rende, però ragazzi è magnifico. E quindi sì, tutto bene quello che finisce bene. Siamo tornati in Italia vivi, che era l'obiettivo tra l'altro anche di questo video. Questo qui credo che sia stato veramente il viaggio più bello che io abbia mai fatto, o meglio, il più pazzo in assoluto. E per il fatto che il tutto è nato dal mio desiderio di andare a vedere la presentazione del nuovo album di Chainsmokers, Memories Do Not Open, ho deciso di fare anch'io la mia scatola con tutti i ricordi di questa vacanza. E dentro ci metterò ogni singola cosa che mi ricorda quel viaggio. A partire dal biglietto, la mappa della città, il pass dell'evento, tutti gli scontrini che ho preservato in quei giorni, tutti i biglietti della metro e per i musei e altre cose, tra cui anche la busta del mio telefono ritrovato. Dentro c'è un sacco di roba praticamente, e questa la chiudiamo. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, grazie per essere arrivati fino a questo punto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video e soprattutto ci vediamo di persona nei prossimi giorni a Catania, Bari e Bologna nel Made in Internet Tour. Troverete tutte le informazioni in descrizione. E niente, bella.